Adesso facciamo, abbiamo inventato, tra virgolette, questo robo qua, si chiama Bug Life Mix. Adesso lui si sporcherà le mani, perché puzza da bestia. Allora, succede, adesso purtroppo piove, però in teoria e in pratica questo qui è un mix, lo si bagna, ti spiego come fare nel mentre tu lo si bagna. Quando è bagnato si mette questa soluzione liquida qua, che dentro ci sono dei vermi secchi. Questi vermi secchi in questa soluzione non assorbono il liquido, lo si mette nella palla, lo si lancia. Succede che quando si sgretola, questi vermi qui, venendo a galla, assorbono l'acqua e scoppiettano. Questo rumore è associato ad altri insetti, e quindi c'è un richiamo degli insetti, quindi si ha un'autopasturazione naturale. È una cosa particolare, che sicuramente, come ci copiano tante cose, ci copieranno anche questa cosa qua. Ora lui ce lo fa vedere. Che figo, per me l'acquario. Per l'acquario, e fa tutto pastone. Quindi, ti ho già messo un po' d'acqua, questo è il mix. Il mix è grossolano, perché comunque aiuta lo scioglimento, essendo tutto morbido, lo scioglimento è un po' più, diciamo, che va verso galla, ecco. Cioè, ma deve essere denso? Io verso tu mischi. Ma abbastanza morbido, quindi si scioglie bene. Basta, basta. Il re delle pasture. Aspetta, spero di chiudere qua, se no facciamo due lastre. No, ce ne vuole ancora un po'. Quanto ha messo? Ancora? Dici tu, Matteo, non so come va. Ah no, perché sia un po' molle. Sì, sì. Proprio. In modo che dopo qualcuno di voi, se lo volete venire, mi fate la palla. Poi dopo lo buttate giù, sentite il rumore. Allora, poi dopo... Aspetta, questo qui fa più puzza. Mi sto dicendo sicurezza. Va. Allora, ne mettiamo un pochettino, non tanto. Vai. Mischia adesso. Io sono maggots anche, ci sono. Sì. Vuoi un po' d'aroma? Ma sì, dai. Dai. Crepi l'avarizia. Allora, gli mettiamo al pesce puzzoso o... No, dai, un po' di dolce. No, allora. Tutti i frutti, tutti sconto i frutti. 20 non c'è più. Guarda, quello più puzzoso in assoluto, il pesce. No, io devo andare a casa. È uguale, ormai ti sei alzato, ti sei offerto volontario. Io ti controllo comunque. Cos'è il krill? Sì. Dai, il krill è buono da sentire. Vai. Ci siamo. Vai, buttalo subito qua. No, una palla. Una palla? No. Vedevano. Entra dentro. Butto. Entra nello spirito. Allora, tempo un minutino. Piano piano i vermetti vengono su e si sente crack, 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 crack. Data di sfide che c'è la pioggia, non si sente. Fa tipo questo rumore qua. La farina rimane depositata. Dopo la farina, okay. Allora, i vermi portano con sé un po' di farina, quindi siamo in una specie di colonna. E poi dopo comunque si adagia lì. Per me che c'hai. Comunque non è che adesso non puzza. No? No. C'è abituato, ti puzza delle narici. Come fai a dire? Nel video la colonna si vede anche. Fagli vedere se troppo. Ma è troppo molle per qua. Quello là, dai. Allora, ogni volta che il verme sale, fa crack crack crack.